al centro del palco a raccontare con le note della musica il dramma del popolo siriano, martoriato dalla guerra e nello stesso tempo ad offrire una speranza di pace. È Ayem Ahmed, il pianista di Yarmouk, diventato famoso per aver cercato di resistere alle bombe e alle macerie della guerra con le armi e la forza della musica, che la città di Crema ha avuto l'onore di ospitare sabato sera all'Auditorium Manenti. Ayem Ahmed, fuggito nel 2015 dal campo profughi siriano dopo che l'ISIS gli ha distrutto l'unico strumento, il pianoforte, con cui portava un sorriso e un po' di speranza al popolo e ai bambini siriani, ora vive a Francoforte e gira l'Europa tenendo concerti a memoria e sostegno della popolazione siriana. Dai primi di gennaio è in tour in Italia, dove ha già suonato a Bari, Roma e a Parma, e grazie a Don Emilio Lingiardi e al rapporto speciale che lo lega al vescovo di Aleppo, padre Ibrahim, è riuscito a regalare una data in più alla città di Crema. Sabato Ayem Ahmed ha incantato e commosso il pubblico, alternando momenti di musica classica al canto e alla musica di tradizione araba, che scaturisce dal dolore e dal lamento di un popolo stremato che anela ancora alla pace e alla quotidianità rubata. Il messaggio che voglio portare con i miei concerti è che la musica ha la forza e il potere di cambiare l'animo umano, di portare unità dove c'è divisione. Prima della guerra, ci racconta Ayem Ahmed, ad Aleppo e a Damasco si viveva in pace. Convivevano tre religioni diverse, musulmana, ebraica e cristiana. La guerra che si è scatenata non è una guerra di religione, ma di interessi e di poteri economici. Le religioni non c'entrano. Con la mia musica voglio riaccendere una speranza di pace, che nonostante tutto è possibile. Il concerto si è chiuso infatti con la musica che Ahmed suonava ai bambini a Damasco, motivi allegri e pieni di speranza e fiducia nel futuro che il pianista di Yarmouk ha condiviso con il pubblico cremasco, che si è lasciato coinvolgere e incantare.